mentre vince il nostro gadget, quindi dai, dai, vediamo, dai, vediamo. Marina, ci siete, dai, vicini, dai. Ci sono in palio 50.000 euro in gettoni d'oro. Questa è proprio una burla. Scavicchi manabra, dai. Sì, tutti i giochi di Rai, della Rai la stiamo facendo noi. Vai. Dai, è davvero molto semplice. Sì, semplicissimo direi. È un successo abbastanza recente, Max Gazzè. Un successone. Poi l'avete... Che è stato anche in quest'estate a Priolo. Dai, ci siamo stati tutti là a Priolo, sì. No? E quindi l'ha fatta, c'era una bellissima scenografia di questa canzone, bellissimo. Dai, non possiamo dare un altro aiutino, vediamo. Intanto è Max Gazzè, dai, molto semplice. Allora, noi andiamo perché viva l'Italia e anche cinema, e andiamo con la rubrica Andiamo al Cinema. Cinemania, curiosità e news sul cinema. Bene. Allora, noi vi consigliamo i tre miglior film italiani per ora in sala e partiamo con il terzo. Qualcosa di nuovo. Titolo originale Qualcosa di nuovo. Bene. Regia Cristina Convencini, cast Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Edoardo Valdarnini. La durata è di 93 minuti, è una commedia, la produzione Rai Cinema con il contributo del MIBACT. Quindi di cosa parliamo? E della 01 Distribution. Allora, yes. Andiamo a vedere un po' la trama di questo film. Lucia e Maria si conoscono da sempre. Due amiche che più diverse non si può. Lucia ha chiuso col genere maschile. Maria invece non riesce proprio a farne a meno. Una sera nel suo letto capita, finalmente, l'uomo perfetto. Bello, sensibile, appassionato, maturo. Il mattino però porta con sé incredibili sorprese e tra equivoci, grandi bugie e piccoli abbandoni, Lucia e Maria si prenderanno una bella vacanza da se stesse. Forse quel ragazzo incontrato per caso è davvero l'uomo che tutte cercano, perché con le sue semplici teorie riesce a fare la vera radiografia delle loro vite, a buttare all'aria abitudini e falsi miti e a rivoluzione ogni desiderio e ogni certezza. Bene, questo era il nostro terzo film. Andiamo al secondo, vi consigliamo perché abbiamo fatto anche noi una classifica. Si tratta dei I Babysitter, si chiama così. La regia di Giovanni Bognetti, il cast grande Diego Abbadantuono, Paolo Ruffini e Antonio Catania. La durata è di 90 minuti, anche questa è una commedia. Della produzione Colorado Film e la distribuzione è Medusa. E Andrea, un trentenne imbranato e timido, sogna di diventare un importante procuratore sportivo, intanto è impiegato nello studio del celebre agente di campioni di Gianni Porini. Quando il suo capo gli chiede una sera di fare da babysitter al pestifero figlio Remo, Andrea, che da qualche giorno festeggia il compleanno, accetta, non immaginando che gli amici Aldo e Mario abbiano in mente per lui un party scatenato, videofilmato minuto per minuto. Quindi la mattina dopo Porini trova la casa devastata e di Andrea e Remo non c'è traccia. Noi andiamo proprio, vi mandiamo il trailer ufficiale dei Babysitter. Guarda, ho qua davanti una persona molto importante. Non posso farla aspettare. Che cazzo sei tu? Ma come salta tutto? Mi ha obbligato. Ci sarebbe a tenere mio figlio, guarda, c'ha 10 anni. Capito, ma è il mio compleanno. Tanti auguri. Remo ha l'asma. Qui c'è l'asmolin, glielo dà in caso di bisogno. Mamma? Oh yeah. Compleanno di Andrea. Stasera si sboccia. Sonnifero. Sonnifero? Sì. Ma siete scemi? Un po' di LSD non volete darglielo? Adesso iniziamo col sonnifero. E lì come va? Tutto bene. Oh, vai a preparare la Iaguzzi, va. Ma chi è questa? È idraulico. La polizia. C'è stato un problema a casa sua questa notte. Però abbiamo organizzato l'unità di crisi. Mi scusi, ho trovato questa. Ci sono su dei filmati. Forse è il caso che... Alla polizia! Il mio Mercedes. Cosa brutta.
Il vecchio di Apple, uguale, è proprio lui. Certamente un'importante combinazione di coglioni, ma non criminali. Vecchio di Apple, vecchio di Apple, ma sei scemo? Che gli ho messo pure il casco, gli ho messo il casco. Adesso recito il capo madre. Ragazzi, ma non avete veramente vergogna di nulla, cazzo. Bene, bene, questo era il trailer dei Babysitter. Siete sulla rubrica Andiamo al Cinema, qui in diretta su Radio 3 Locale. Questa è Viva l'Italia. E invece c'è un altro film che sì, noi ora passiamo, consigliamo. Sì, ora passiamo, diciamo, al secondo film di Piff. No, questo è il secondo film di Piff. Ah, il secondo? Sì, sì, no, io e Manuela non abbiamo visto il primo, per questo ci sembrava il primo, capito? Comunque, il secondo film di Piff, dopo quindi La mafia uccide d'estate, va ora, diciamo, si presenta quindi con In guerra per amore, con quindi regia Piff, cast Piff, Miriam Leone e Andrea Di Stefano. Diciamo che comunque questo film... cioè Piff in questo film, diciamo, ricarca sempre, diciamo, la sua... La sua trama, insomma, dove vuole mettere, sì, diciamo, la mafia, diciamo, al primo posto, ecco. Dato un genere drammatico, quindi sì, non genere è una drammatico come le altre due. L'altro? Sì, l'altro. Sì. Le altre due che abbiamo detto prima, sì, sì, certo. Non è un genere mafioso, un genere sempre drammatico. Drammatico. Sì. Comunque, Manu, dobbiamo andare a vedere questo film perché quello di Piff, il primo l'abbiamo perso, sì, proprio. Sì, ci siamo confusi, abbiamo anche il secondo che è il primo. Secondo. E quindi andremo proprio a vedere questo film. Andiamo a vedere questo film. Parliamo appunto della In guerra per amore, tratta New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d'amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze, il nostro protagonista deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, giovane squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l'isola, arruolarsi nell'esercito americano, che si prepara per lo sbarco in Sicilia. L'evento che cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell'Italia e della mafia. Bene, allora, questo era il nostro primo film, In guerra per amore, ma... c'è il trailer che vi facciamo ascoltare. Ah, sì, ecco il trailer. Ufficiale, proprio. Questa è la rubrica Andiamo al Cinema, questa è Radio Tele Locale, In guerra per amore. Tutto era incominciato nel gennaio 1943, una storia che riguardava l'America e la Sicilia. Saremo gli americani, andiamo! Che bisogno c'è di mettere mano alle armi? Quando siete in mezzo all'amici. Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. È fatta. Dove abita? In Sicilia. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la seconda guerra mondiale in corso. Are you sure you guys want to be dangerous? No, no, non è come sembra, non è come sembra. Non c'è nulla tra noi. Tra noi tre. Come avete detto che vi chiamate voi? Giammarresi, Arturo Giammarresi, Ducarò. Bravo. Grazie. Ma chi so? Pensaci tu. Cari amici, è una giornata speciale, perché grazie agli amici americani, a Crisafullo è arrivata la democrazia. Non lo capisci quello che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Anch'io sono in guerra per amore. Radio Tele Locale Spot. Panificio San Giuseppe di Salvo Cullo. All'interno troverete una vasta scelta di tavola calda, biscotti e pane realizzato con grani antichi della nostra tradizione. Genuinità e gusto per voi. Veniteci a trovare in via Sansone a Chiaramonte Gulfi.
Oleificio Murphy, estrazioni olio a freddo tramite i più moderni e funzionali impianti di molitura. Oleificio Murphy si trova a Chiaramonte Gulfi in contrada Fontanazza. Per info 0932 921 050. A Fontana, ristorante pizzeria. Vieni a gustare la nostra specialità, lo scaccione. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0932 927 768, contrada Fontana, Chiaramonte Gulfi, servizio a domicilio. K-Color, finiture interne ed esterne, sistema tintometrico, decorativi e carta d'apparati. Realizziamo il colore della vostra scelta in soli 5 minuti. Corso Ghenne di 139 Chiaramonte Gulfi. Per informazioni 0932 925 279. Immerso nelle ridenti campagne eblee, sorge l'agriturismo Valle di Chiaramonte, una location ideale per organizzare ricevimenti, eventi e pernottare. Piano Zacchi Chiaramonte Gulfi. Oggi ho proprio voglia di... Ah, ecco! Un bel panino o una crepe? Voglio di Panineria Creperia di Giovanni Terlato, Piazza Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi. Stanca del solito taglio, del solito colore, del solito stile? Vieni nel nostro centro Joel di Grazia la Cognata in via Cappella a Chiaramonte Gulfi. L'agriturismo Parco degli Ulivi propone una vasta gamma di menù, sia di carne che di pesce, legumeria e giro focacce, dedicandosi alla tradizionalità dei sapori siciliani. L'agriturismo Parco degli Ulivi si trova in contrada Morana a Chiaramonte Gulfi. Pizza alternativa? Vieni a trovarci al cortile Chiaramonte, Corso Umberto 110 a Chiaramonte Gulfi. Viva l'Italia solo su Radio Tele Locale. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiudi gli occhi lei lo sa. Stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe e poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa. Lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo, quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo, in un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, sei una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle, mentre ballano si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada, luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda, baia e se ne va.